Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Questo è un piccolo vlog che vi faccio registrando tra l'altro anche col microfono, quello un po' più bello. E di che cosa vogliamo parlare oggi? Voglio fare una cosa davvero molto veloce, non voglio portarvi via troppo tempo. Allora, prima di tutto una questione che volevo un attimino parlare chiarire a voi. Allora, mi è capitato spesso di ricevere dei messaggi, ma questo l'avevo già detto altre volte. Iscritto ai cambi. Allora, io credo che YouTube sia una grande possibilità per tutti di potersi iscrivere a un canale a cui, di cui piace e fa piacere ricevere delle notifiche. E io stesso sono iscritto ad alcuni canali, pochi, però. Mi piace sapere che questo canale ha pubblicato dei video. Mugia, un canale a cui sono iscritto, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, pubblica i video ogni notte e a mezzanotte. Quindi ogni volta che io sono a dormire mi arriva questo bling e io mi sveglio e guardo che video ha messo Mugia. Comunque, ho piacere, di sapere che lui ha pubblicato un video. YouTube dà la possibilità a tutti di, diciamo, iscriversi a qualsiasi canale si voglia senza pagare nulla. Un canale non guadagna ormai con tutte le nuove cose che ci sono in internet, il blocco pubblicitario, tutto YouTube non fa guadagnare più nulla. Infatti io per primo lo faccio per passione. Ma in secondo luogo le sottoscrizioni a un canale non danno guadagno. Quindi io posso avere mille o milioni di iscritti, ma se nessuno guarda il video, cambia niente, cioè capite, fa solo numero. Quindi io credo che non abbia senso chiedere sotto un mio video iscritto ai cambi. Perché? Perché se tu fai video di formiche pakistane e nel loro habitat, a me non interessa. Tu fai un video di fotografia, a me può interessare, però secondo me deve venire tutto da una ricerca mia, spontanea, trovare il canale, farlo vedere. Il consiglio che posso dare a chi ha 5-6 iscritti e vuole aumentare il numero di iscritti non è chiedendoli in cambio della loro preferenza, perché non ha senso. Io non voglio ricevere mail di chi non mi interessa seguire. E questo è il bello. Io direi di fare piuttosto a queste persone di iniziare a fare video. E voglio dire, io vi parlo così umilmente, perché non è che abbia. Io sono felicissimo della piccola community che ho. Scrivo, leggo i commenti, li leggo tutti, quindi mi fa piacere. Non sono niente io in confronto a qualsiasi altro YouTuber, però ecco, mi sento di dare questo consiglio. Fate i video e impegnatevi. Cioè non chiedetelo, perché io comunque non lo accetto. Ora, passiamo a una nota un pochino più, molto più positiva, devo dire, un piccolo ragguaglio che vi do. Ho visto che a molti di voi è piaciuto Subterrane, il gioco che ho pubblicato qualche giorno fa o settimana fa, il survival con visuale dall'alto. Un iscritto, Vecna, mi aveva comunicato che per conto di, se non sbaglio, CreaDiPiù, un sito che tra l'altro ho finanziato un paio di volte, si stava occupando della traduzione. Ebbene, qui siamo dall'inizio di questo video sulla pagina dei ringraziamenti degli sviluppatori verso Vecna, che ha curato appunto la traduzione in italiano di questo bellissimo gioco che andrò sicuramente a giocarmi. Grazie Vecna, grazie per avermi informato e adesso la traduzione è diventata ufficiale. Comunque io vi consiglio onestamente di andare anche a visitare e donare qualcosa a CreaDiPiù. Non sto sponsorizzando nessuno, però io credo che siccome sono riuscito a giocare ad alcuni giochi che in inglese mi sarei rifiutato categoricamente di giocare, grazie appunto a questa community, io vi dico 1 euro, 2 euro, mi pare 3 euro, bisogna donare minimo, donateli perché c'è veramente il mondo a livello di traduzioni e tante sono in sviluppo. E quindi preferisco che appunto li dono con piacere, insomma. Quindi ringrazio Vecna per avermi avvertito. E gli faccio le mie congratulazioni per aver ottenuto questo grande risultato. Vabbè, poi qua gli sviluppatori ringraziano anche per la traduzione in Spagna. Però
Vabbè, poi il 1º febbraio è stato tradotto anche in inglese, quindi ecco. Qualcuno di voi mi chiedeva anche di un contest. Io un contest ce l'ho in cantiere da tanto, però mesi fa avevo sentito di questa cosa che non si potessero fare dei concorsi a premi. Quindi io magari potrei avere per le mani qualche codice interessante di qualche bel gioco indie, però non lo posso fare, cioè dovrei mascherarlo in qualche modo, però magari anche in seguito a quello che mi scriverete qua sotto, i consigli che mi darete, magari riusciremo a fare qualcosa in proposito. Ragazzi, io vi ringrazio sempre di cuore per seguirmi, vi leggo sempre, anche se spesso non rispondo. Un'altra piccola nota, vedete qui il mio account di Steam. Io non accetto più le amicizie semplicemente perché ho già una quindicina di amici che sono amici stretti, diciamo. E se inizio ad averne un centinaio, è un po' un problema perché mi tocca dire di no a qualcuno, non ho tempo, cioè sto anche allestendo la casa nuova con lo studio di registrazione, quindi mi spiace dare una risposta negativa tipo giochiamo oppure proveresti questo con me. No, nel senso che tra lavoro e tutto non riuscirei, quindi preferisco magari non lo so, se vi va, si può fare magari un pomeriggio, una sera, una conversazione in TS. Però ecco, al momento su Steam non è, diciamo, una piattaforma social per me. Ci gestisco i giochi indie, voto i green light, quindi non ho nemmeno il tempo di parlare con altri. Mi è molto più facile dalla pagina Facebook, con i post, con i messaggi privati e anche da YouTube che ha un pannello molto funzionale per rispondere a tutti i commenti. Ragazzi, io vi ringrazio ancora per aver ascoltato tutto il video. Sono i soliti vlog senza immagine, senza webcam. Quella magari in futuro arriverà quando magari mi troverò la maschera adatta per poterlo fare. Ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.